Ciao a tutti, oggi vediamo questo pirografo a penna che potete trovare su elettronicadidattica.com e lo utilizzerò in un modo diverso. Monterò su questo pirografo una lama, è un accessorio apposta che si avvita al posto di una punta. Aspetto qualche minuto che si scaldi e poi andrò a tagliare la gomma di questa suola di una ciabatta infradito. Prima ho fatto il mio tratto con una penna e poi con la lama vado a tagliarlo. La lama scende nella gomma senza creare attrito, molto semplicemente, senza forzare. Riesco a seguire la traccia che avevo fatto prima e taglio perfettamente sulla linea che mi interessa. Non vado direttamente in fondo, ma passerò più volte in modo da tagliare proprio perfettamente. Ecco, qui vediamo un secondo passaggio. L'ho fatto un po' più velocemente per non annoiarvi. Vediamo che già il taglio è abbastanza profondo, ma non ancora definitivo. Ora passo direttamente fino in fondo, un ultimo passaggio, e a questo punto andrò a togliere la parte che non mi interessa più. Il taglio è perfetto. La lama si è un po' sporcata, ma con una spazzolina in ottone, non in acciaio assolutamente, ma in ottone, la vado a ripulire. A caldo verrà via tutto completamente e la lama torna nuova. Mi raccomando, non utilizzate spazzole in acciaio o carta vetrata perché andrebbe a rovinare la punta. E la lama è tornata nuova e il mio taglio è stato proprio perfetto, liscio, senza lasciare segni o residui. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo per i prossimi video su questo canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e se vi interessa un pirografo lo trovate su elettronicadidattica.com. Ciao a tutti, a presto!